Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo video di Fiamme Oscure. Oggi signori siamo qua con un budget deck, un bel mazzetto economico. Prima di andarvi a far vedere la lista, che comunque trovate in descrizione, vi ricordo di seguirmi su Instagram Riccabrotz, di lasciare un commento appena avete finito il video e di lasciare anche un bel mi piace. Vi ricordo che su Instagram trovate anche la pagina del team, il team versus Seeker, dove abbiamo anche postato i nostri risultati della Players Cup. Quindi dateci un'occhiata, seguiteci, lasciate un mi piace e via. Oggi andiamo a vedere quello che è uno dei mazzi economici, più economici, che comunque vanno anche a rompere abbastanza le gonadi maschili. Cosa fa Grident? Allora, lui essenzialmente fa ben poco, fa 100 danni e si leva dalle balle. Compare, torna in mano, in quel momento io devo mettere qualcosa davanti che possa o reggere un attacco o impedire di essere attaccato o comunque dare noia all'avversario, e vi faccio vedere che cosa possiamo mettere. Se il nostro avversario gioca tutte carte GX, VMAX eccetera, io gli piazzo Altaria. In questa maniera lui previene tutti i danni dai V e dai GX e non ci fa niente. Poi con una doppia faccio 60, boom 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 boom, dopo 2-3 giorni riesco forse a buttarlo giù. E questa è la prima condizione. Se invece non ho messo Altaria, posso mettere il Cursola di Galar, se so che magari mi fa un KO secco. Cosa succede? Quando viene messo KO, lanciamo una moneta. Se esce testa, anche l'avversario va KO. Io vi dico che se lui c'ha un VMAX o roba da 3 premi, 2 premi, ce li facciamo pure noi, quindi tanta roba. Ovviamente deve uscire testa e vi posso assicurare che a me è uscita solamente una volta in 3 giorni che lo gioco, quindi grande Cursola. Un'altra cosa che possiamo fare per temporeggiare è la bambolina. Con la bambolina, signori, lui non prende premi, ci dà questo KO che comunque serve per temporeggiare, ci può stare. Ora mi direte voi, quanto ci vuole per buttar giù un Pokémon? Ci vuole abbastanza? Dipende anche dal mazzo che gioca l'avversario, perché se mi gioca tante VMAX, tante GX, V eccetera, io gli piazzo il Golosone. In questa maniera noi facciamo 50 danni per ogni Pokémon V, GX, VMAX eccetera del nostro avversario, più 30. Quindi se sappiamo di poter fare un KO o comunque danneggiarlo pesantemente e fargli 330, che se non sbaglio è il suo attacco massimo, sono veramente tanti danni, e poi basta uno sputacchino di Grident per buttarlo giù. Quando facciamo l'attacco di Grident da 100 bisogna avere già dietro un altro Scowet, perché se io faccio 100 e lui se ne va, dopo non posso rimettere subito un altro Grident. Perché? Io faccio 100, lui se ne va, ma devo già aver messo uno Scowet. Questi Pokémon che metto davanti, come l'Altaria, per dire, facciamo un esempio Altaria, dovrebbero già avere il palloncino, così io dopo, lui non subisce il danno, l'Altaria, al turno mio evolvo lo Scowet, ritiro, faccio 100 e rimetto Altaria. Questa è la mossa, oppure gli ci metto il Cursola che lo mando a morire. Comunque questa è la tattica. Alla lunga, diciamo, può dare fastidio, perché se l'avversario non riesce a fare premi alla fine ti quitta, o comunque sì, i premi li fa, però vede sempre che ti hai roba in mano, roba su roba, e inizierà a perdere il capo. Oricorio ci sta, perché tanto ci riesce a fare quasi sempre un KO a turno, magari mettendogli solamente la bambola noi possiamo già pescare 3 carte, quindi not bad. Classiche carte di pescaggio: ricerca accademica, Mary, roba varia. Poi ho voluto metterci Andy e Thorn. Andy e Thorn perché se ci esce, nel caso, possiamo uscire da una Mary. Perché? Come funziona questo mazzo? Quando io faccio l'attacco di Grident, anche se io assegno una tripla, questa mi ritorna in mano. Quindi io al turno dopo ho sia Grident che la tripla, o comunque anche la doppia. Se l'avversario giustamente dice: guarda, io ti faccio Mary, così quelle carte che ti sono ritornate in mano non ce le hai. Ok,
se mi esce Andy e Thorn, io guardo la prima carta del mazzo e posso decidere se scartare tutto e pescare 5 da sopra, oppure scartare tutto e pescare 5 da sotto. Pescando 5 da sotto so di avere determinate cose grazie alla Mary che mi ha fatto l'avversario. Ora, non è detto che tutte le volte mi fa Mary mi esce Andy e Thorn, però potrebbe essere una condizione per uscire da quella situazione. Come stadio, labirinto meraviglioso, perché noi abbiamo la tripla e possiamo bypassare questa stadio, visto che Grident attacca di 2. Più o meno ci siamo. Andiamo ad aumentare il costo di attacco dell'avversario di 1. E non sarebbe male. Boss, ricerca accademica, le Velox, le Megaball e tutto. Insomma, questo è il mazzo e bisogna giocarlo un po' perché non è molto facile. Bisogna un attimo sbloccare i 2-3 neuroni che abbiamo in testa. Quindi, signori, detto questo, direi che possiamo andarci a trovare un avversario. Primo avversario di oggi, siamo contro Skolg. Attenzione, mitico Skolg. Allora, vediamo un po' chi vincerà il lancio della moneta. Abbiamo vinto. Intanto lui ci saluta. Vorrei iniziare io, lo salutiamo anche noi. Non so se magari mi segue. Comunque, un salutone a te, signor Skolg. Allora, noi abbiamo una mano, direi, piena e pregna di Pokémon. E ci sta. Ci sta. Nel dubbio partiamo di Swablu. Abbiamo doppio Scove, Toricorio, Mary, Palloncino e Ball. Pazzesco. Allora, vediamo che mazzo avrà l'avversario. Un bellissimo ADP. Noi mettiamo questo su Swablu, Megaball, doppio Grident, direi quasi mostruoso, ma preferisco prendere Oranguru per vedere se riesco a trovare e salvaguardarmi qualche cos'altro. Leviamo Grident, così se ci dovesse fare una Mary. Ok, guarda, passerei il turno così. Passerei il turno così perché dopo, volendo, possiamo tirar fuori dal cilindro veramente tante cose. Pregioball, si va a prendere Zacian, Deden, un altro Arceus. Ok, spinner energetico, che fai? Non lo fai da 3? E invece no, solo 2 energie, forse se le vuole, diciamo, tenere, tanto gli servono giusto quelle. Ricerca accademica, ok, va a scartare un bel po' di roba. E Zacian avrà anche piattino? Ma guarda che culo, non lo volevo mettere Oricorio, non lo volevo mettere per fare poi comunicazione. Maledetto Mawile. Anche Deden. Vabbè, quanto vuoi pescare, signor Skolg? Ah, pure l'Oricorio ci vuoi mettere, pure quello. Vabbè, va bom. Vediamo se riusciamo ad uscire da questa situazione nefasta. Anche scarta oggetti sull'uccellino blu? Anche no, però, Allora, Grident lo sapevamo. E per forza lo mettiamo. A questo punto toccherà fare saggezza su comunicazione. Vediamo che esce fuori. Grident mi serviva adesso con la comunicazione. La comunicazione ce la teniamo, perché così se uscisse un altro Pokémon, perfetto, possiamo quantomeno fare qualcosa. Comunicazione, leviamo Grident, ci prendiamo Altaria, l'altissimo sommo Altaria, che sicuramente in questo matchup ci potrebbe dare una mano, perché lui non so se gioca dei Pokémon base. Dopo, volendo, tanto lui deve fare il GX, io con ricerca accademica spero di trovare, spero, o l'altro palloncino, oppure sacrificherò un'energia, per forza. Lui adesso giustamente fa il GX, ADP, si chiama ADP se non fa GX T2, tanta roba. Vado diretto, sì, ricerca accademica. Quanta roba. Allora, farei comunicazione su Wimpod e mi vado a prendere un altro Grident, così ne abbiamo già 2, siamo a posto e via. Questo si mette. Farei energia su Oricorio, mi dispiace, però ritiro, metto Altaria e facciamo anche Oranguru su Corsola, tanto non ci serve una Segale, un'altra ricerca. Allora, immersione rapida, 60 danni, niente di che, però quantomeno iniziamo a sgranocchiargli quelli 310 di vita che ci vanno veramente a rompere i zebedei. Volendo potevo mettere Wimpod così da
poi fargli un KO più avanti e farci tre premi. Però a questo punto, se lui non ha roba strana, lui al massimo ci farà boss. Potrebbe fare boss su Ricorio e farsi tre premi. Sicuro, guarda, io me lo aspetto, perché ADP giocherà tre boss. Zaciano ci prova, pesca come un luido. Vediamo un attimo. Saggezza sull'energia, perché me la voglio tenere sopra. Ci esce la Mega Ball. Mary a secco, lui c'ha tante carte. Devo evitare che faccia boss o comunque... Quanti boss mi sono usciti? Ok. E io a questo punto, signori, do l'energia su Grident, tanto la doppia mi ci rimane. Immersione rapida, bada come fai subbe. Velox si andrà a prendere cosa? Un altro Zacian. Ah, gioca anche Milotic, bada e roba. Niente di base. Mette Deden, scarta Zacian, Zigzagoon. Alla ricerca di questo boss. Guarda, sta cercando il boss da 2 ore. Quanto godo se ce l'hai tutti nei premi. Piatto di metallo. E la mette su Mawile. Piattino di metallo, giustamente. Su Zacian. E ricerca accademica. Lui secondo me... Cioè, lui frappolino ha finito in mazzo. È rimasto con 7 carte e 7 ne ha in mano. E il boss... E fa anche, cioè, fa anche spada indomita con Zacian. Tetta per siccape. Bambolina io te la metto. Facciamo Oranguru, vediamo che cosa ci esce fuori. Un'altra tripla, ci sta. E lui sicuramente dopo ci fa Mary. Secondo me dopo ci fa Mary. Secondo me ci fa Mary e mi dovevo mettere davanti. Ah, Dubos l'ha tirato, mi dovevo mettere davanti l'energia. Secondo me c'ha Mary. Ora, per l'appunto, lui c'ha 180. C'ha 180, volendo con Grident, se non avesse avuto l'amuleto al glande, si faceva KO e ci si faceva 3 premi. Switch su Crobat, dà l'energia su Mawile. Cosa fa adesso? Attacca con cosa? Non puoi farmi niente. Solo se fai boss puoi fare qualcosa. Mary, guarda, me l'aspettavo. Anche perché aveva finito il mazzo. Però comunque rimane là e c'hai 5 carte, amico. C'hai 5 carte. E direi che la mia mano non è niente male. Niente male, ci esce anche il golosone. Io a questo punto, guarda, lui c'ha una vita discreta. Io te lo voglio buttare giù. E se lo voglio buttare giù, te. Facciamo ancora Anguru, ci salviamo Marcello. E ci esce anche la tripla. Mostruoso. Immersione rapida. Via così. Altri 60. Turno dopo. Se Dio vuole more. Se Dio vuole more. Boss order. Lo sapevo. E 2 ore lo cercava. Ciao Ricorio. Buona Ugo. Alta energia su Deden, ok. Quindi in teoria adesso non dovrebbe farmi più ADP, visto che ha dato le 3 acqua. Allora, 3 premi, assegna una su Deden, perché sa che se gli faccio boss almeno così lo ritira. Bravo Colg. Io vorrei uscire di Grident perché così me lo levo. Mi evito che lui mi faccia un boss su questo. Farei sberla fuga, 100 danni, si va sul sicuro, lui si leva dalle balle, mettiamo Altaria, ok? Essenzialmente il giochino di Grident è questo. Troviamo un altro Grident, un Wimpod, che comunque Wimpod non sarebbe male, e anche Golisopod. Non sarebbe per niente male, ma ho paura. Ho paura, se non sbaglio lui ha tirato già 3 boss, quindi comunque potrebbe essere una buona cosa, eh? Finisce là. Non se l'è sentita, giustamente. Se non hai niente, hai finito i boss. Io ho vinto. Tanta roba, grande Altaria. Questa partita l'ha vinta Altaria. Va bene, andiamo avanti. Avversario trovato. Siamo contro Lendarium, attenzione. Un latino, Lendarium. Con monetina fuoco, portamazzo fuoco. Secondo me è già un mazzo acqua. Allora, abbiamo vinto il lancio della moneta e direi che possiamo anche iniziare noi, perché almeno, visto che dobbiamo evolvere,
ci mettiamo un attimo avanti. Abbiamo una mano e veramente gli è sudicia a bestia. Partiamo con questa nocciolina morta sul tappeto. E direi che possiamo anche metterci gli occhialini antimerda. Questo gioca Centiscorch. Ok, l'una cosa buona del mio avversario è che giocando un mazzo grosso, volendo col Cursola, se uscisse testa ci si fa tre premi. E ora, non dico che sia facile, però comunque ci proviamo. Abbiamo l'Altaria e vediamo che cosa ci esce fuori. Wimp, oddio, quasi quasi ce lo metto, perché se lui inizia a calare roba grossa e ci garba. Allora, bamboline io le metto. Farei Velox su Velox. Mi prenderei uno Scowette. Le triple per ora me le vorrei tenere. Se top deckiamo qualcosa di interessante, meglio. Finiamo il turno. Non lo so, non le vorrei buttare via con ricerca. Sono due energie, non so. Tanto qua la sveglia che suona, perché sì, mi sono alzato prima per registrare questo video. Mi sono alzato alle 8, motivo per la quale ho questi occhiali, perché ho degli occhi, si vede che mi sono alzato ora. Invece io, furbo, metto gli occhiali antiocchiaie. Con la Velox scarta l'energia, ok, e si prende un altro 100 scotch. Ci sta, lei inizia a calare roba grossa, che poi ci penserà golosone. Si mette l'energia e va da... anche Itran, anche Dedenne, va bene, ora ne metterà un altro. Energia su Centiscorch e fa accendi fiamma. Un chilo di energie per lei, però ancora non ha visto la Welder, il che è problematico. Ma anche se non ha visto la Welder, ha visto Volcanion col distintivo. Bada in roba. Allora, guarda, io questo glielo metto. E qua, signori, è un rischio. Non voglio buttare via due energie. Non voglio buttarle via. Sicuramente sarebbe stato meglio fare ricerca, ma il fatto che non ho visto quante energie ho nel mazzo, non vorrei che magari ne ho quattro nei premi e quelle due sono preziosissime. Potevo guardare con la Velox, ma sono stato idiota e non ci ho fatto caso. Grande ricca. Allora, lui ci prova. Mette il Vmax. Lui fa 110 con un'altra energia. Allora, altra energia, quindi ci fa 110, ci mette KO, vediamo se ci esce testa. Bene, godo. Questa penso sia la prima testa che faccio in giorni di prova. Mary. Questa Mary io ci provo. Metto lo scoiattolo. Ci provo. Il bello è che non posso dare nemmeno la tripla. Nemmeno la tripla gli posso dare, sono stato idiota. Vabbè, facciamo Mary. Allora, ora dico io. Di tutte le carte chili e chili che potevo tirar fuori, una decente. No. Ritiriamo, mettiamo la bambola. Fine. Ora mi sarebbe garbato avere una bella ricerca. Anche se due le ho messe sotto, però... Dio de Dio. Ho un'altra Mary adesso, non sarebbe male. Trovare una doppia, un Golisopod, iniziare a fare qualcosa, perché sennò qua, ragazzi, si perde il capo. Comunicazione. Leva Dedenne, si va a prendere Eldegoss. Eldegoss vuol dire cosa? Boss su cosa? Ah, boss su corsa. Lui c'ha veramente paura di quell'aggeggio. Ma vai via. È un fannulla, che tanto dopo mi usciva croce. Giga mille fiamme, 120 danni. Rip, comunque, beh, si è fatto un premio, mica male. Io, guarda, esco di Scowet, non si sa mai cosa ci esca. La merda più totale. Guarda, metto... ti faccio il boss su Itran, visto che Itran ne ritira 3. Tu per forza devi avere Welder Energia, hai 3 carte in mano. Farei ritirata, metto la bambola e dobbiamo aspettare. Ti prego, poi se mi vuole fare il GX da 1, non si sa mai. Saldatrice, sta a vedere, ce l'ha da 2 pure quella, sta a vedere. E invece no, solo una. Alta energia di turno. Comunicazione. E ci comunica che va a prendere, cioè, no, leva Centiscorch, prende il Vmax. Giustamente,
Allora, comunicazione. Allora, mi stanno arrivando 200.000 messaggi. Crobat. Questo Crobat è veramente spicy. Vediamo se farà il GX oppure passerà. Io Lendarium e un c'ho una sega. Se non trovo una ricerca, siamo nel gatto. Sta svenendo, intanto ci sta pensando. Scambio, ok. Giustamente. Ah, anche il folare, Scarta uno, pesca due. E via. Via col vento. 120 danni sulla nostra povera bambolina. Ragazzi, io non ho visto una trainer. Quando ho fatto quella Mary mi sono rovinato. Devo far così per forza. Velox, ci prendiamo il piccione viaggiatore. Di energie, sì, qualcosa c'è. La ricerca c'è. Oricorio, droppaci qualcosa. Droppacela. Allora, si fa comunicazione su Scowet. Ci prendiamo a questo punto Grident Xylit. Poi abbiamo comunque un turno, perché non facciamo KO con Golisopod. Vediamo che cosa ci esce con la Mega Ball. Cursole Wimpod. Io punterei sul Wimpod. Prendo Wimpod e me lo tengo qua. 100 danni, sbam. Lui si leva dalle balls, ci mettiamo poche bambola. Ora noi dopo abbiamo già Scowet davanti, evolvo Scowet, metto l'altro Scowet dietro, tripla e si riattacca. Questo in genere è il succo di questo mazzo. Lui, se non ha boss, bene. E bene così, bene così. Vediamo dove va a caricare le energie, su se stesso. Vado avanti con un ricordo, tanto abbiamo il palloncino. Buono, danza dei tributi. Ci esce un po' e via di roba, finalmente abbiamo carte in mano. Allora, comunicazione su Scowet. Ci prendiamo, Golosonepod. Mi voglio tenere per ultimo l'Altaria, perché comunque nel caso lo vedesse subito potrebbe pensare male e calarmi, non lo so, Volcanion. Voglio fargli finire quantomeno un attimo le sue risorse. Questa però la devo mettere. Vai ricerca, stavolta non mi freghi. Bada e robina, bada e robina. Guarda, te lo metto. Te lo metto. Ritiro. Golosone. E questi sono tre premi succosi. Tre premi succosi. Lacerazione di Gesualdo. Sperando di trovare delle energie qui. Perfetto, perfetto. Anche Mary e Andy e Thorn. Allora, lui adesso ci fa KO, va bene. Io dopo, volendo, se sputa caso, proprio sputa caso, top deckassi boss. Se top decco boss, io posso fare Golisopod, energia tripla, boss. Boss su qualsiasi cosa lui abbia in panca ed è KO. Lui c'ha 3,40, è veramente troppo. Allora, intanto questo lo evolvo. E non, comunque non abbiamo il KO. Mettiamo la bambola. Si fa danza del tributo. Ci esce la stadio, eh. La stadio non ci fa granché, però farei comunicazione su Cursola. E a questo punto Altaria lo metto. Abbiamo un sacco di energie dietro e un boss. Altaria lo metto perché non si sa mai. Questo bisogna proteggerlo. Ritiro. Metto Grident, si mette la tripla. Spero vivamente che non mi faccia ma quante sveglie ho, Zeus Khan? Annulla. Ma no, io l'ho posticipata di 5 minuti. Vabbè, fra 5 minuti risuonerà. Allora, sberla fuga. 100 danni. E mettiamo Altaria. Ora lui non mi può fare niente. Non mi puoi fare niente. Se c'hai il boss,
Fossi in lui mi farei fuori con l'isopod. Speriamo non abbia boss perché così abbiamo vinto. Cristallo di fuoco, ok. Tre energie. Lui lo sa che c'ho il KO con Golisopod, lo sa, lo sa. Vediamo che cosa tirerà fuori dal suo cilindro magico. Welder, ok, quindi niente boss, godo, godo, godo a stantuffo. Switch. Ok. Quindi che fa? Passa un'energia, lui non fa essenzialmente... Beh, se le passa tutte... Cosa vuoi fare, Lendarium? Niente. Top mossa. Va bene. Io nel dubbio do la doppia. Io ritiro, me la svigno. E guarda, faccio anche lo stronzo e metto Scowet così. Niente, golosone. Quanti danni? 3,30. Buon augur. Signori, questa partita ce la siamo vinta. Bada e premini succosi. Io signori, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia garbato, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili e niente, lasciate un bel mi piace, un commento, la lista in descrizione, ci si vede prossimamente con un nuovo video, ciao a tutti!